Hola, bentornati in un'altra parte della guida Pokémon Bianco. Come vi avevo anticipato nella scorsa parte, ho catturato il nuovo Pokémon e l'ho allenato fino al livello 37. Ora ve lo mostro. Tinamo. Info. Insomma, ve lo mostro. È un pesciolino. L'ho catturato con una Velox Ball. Dicevo, l'ho allenato fino a livello 37 tramite Fortunuovo, che è uno strumento che abbiamo preso un po' di tempo fa. È immune agli attacchi di tipo terra e questo è molto utile. E conosce le mosse azione, tuono onda, scintilla e raggio scossa. A questo punto, dopo aver messo un repellente, perché servono, possiamo tornare al punto dove eravamo rimasti l'altra volta. Io ho girato per la cava per allenare questo cavolo di Pokémon, ci ho messo una vita. Comunque, una volta che noi scenderemo per di qua, ci sarà una sorpresina. Usa il trio oscuro di qua. Gente di poche parole. Ciao ciao, prendiamo questa iperpozione. E più avanti c'è il ferro. Ah no, prima c'è questa allenatrice da battere. Diletta, che ha un Clink, che penso si batta con due scintille. Eccolo qui, Tinamo. Usa Special X. Vediamo, scintilla. Perfetto. Ancora scintilla, che è l'ultimo tra l'altro, poi non ho più mosse per scintilla. Comunque, battiamo Diletta. Ah no, però adesso metto davanti Excadrill, perché ha moneta muleto e prendiamo di più. Prendiamo ferro, questo ferro che aumenta la difesa, sì, possibile. E scendiamo. Ora, non andate per di là. Per di qui non ci andate perché si ritorna, non dico, no, sì, si ritorna proprio all'inizio della grotta e sono stato fregato più volte. Allora, questi ci danno due pepite, perfetto, così questi regalano pepite. E finalmente, andando di qua, ci sarà un medico che ci curerà i Pokémon, ovviamente dopo averlo sconfitto, dottor Milo. Avrà uno Swadloon e noi con Excadrill, facendo frana, lo mandiamo subito KO. Ciao! Ok, e vediamo che prendiamo ben 3480 soldi. Anche se non so come chiamarli, boh, cosa saranno? Sono ignorante dal punto di vista delle monete. Bene, prendiamo anche la Timer Ball, torniamo su e iniziamo ad affrontare la scarrellata di reclute del Team Plasma. Ah no, Seguace si chiama, non recluta. Seguace. Sandile. Facciamo lacerazione, molto easy. Va KO. Scraggy. Teniamo Excadrill, lo portiamo al 38. Ma sì, terremoto. Ciao. Watchog, terremoto. Ciao. Spero. Sì, ok. Ciao. No, vabbè, adesso non lo faccio sempre perché sennò non finisce più. Tocca a te. Un altro Scraggy. Terremoto. Ciao. Ciao, 428 punti, 2240. Bene, ciao. No, basta, basta, basta. Mi sta entrando in testa sta cosa. Poi se no non me la cavo più. Allora, che dire? Per il Pokémon volante, perché mi manca un Pokémon volante, non so se l'avete notato, pensavo a Rufflet.
È un aquilotto praticamente, diventerà, come si chiama? Braviari. Almeno io lo chiamo Braviari, Bravaiari, Bravai, Bravie, Brr, Zrrr, non lo so come si chiama, comunque è un'aquila, fighissima devo dire, è molto forte. Qual è la sfiga? La sfiga è che si trova nel percorso 9 e 10, non prima. Quindi io che cazzo faccio fino al percorso 9-10 non avendo volo? Non lo so. Infatti ci devo pensare. Forse tornerò indietro e mi prenderò uno Swanna, ma giusto così per insegnargli volo. Però anche lì, al posto di chi lo metto? Al posto di Watchog? No, perché comunque ha forza e taglio. Quindi non lo so, devo un po' vedere. A questo punto mettiamo davanti. Chi metto davanti? Scolipet. Ma sì. Merda, al 95, a 95 di vita questo qui. Sì, Drillbur. Maschio. Io l'ho cercato per tanto tempo, solo che mi arrivavano solo di femmina, alla fine ho detto ma chi se ne frega. Ho preso anche Tinamo femmina. Però non penso che poi ci siano differenze, no? Cioè, boh, da quello che so, no. Trabish. Scolipet. Chi vincerà la sfida? Domande retoriche. Chissà se gli fa molto quello morso. Non gli fa un cazzo. Questo usa fango, è coglione. Allora, vabbè, sempre quello morso. Usa accumulo. Accumulo 1. Non ho ancora capito che cazzo serva accumulo. Comunque, lasciamoglielo fare. Bene. Un altro Trubbish. No, Scolipet mi fa troppo schifo. Mettiamo Carracosta. Scolipet molto probabilmente sarà quello che cambierò alla fine del gioco, insomma. O per Axew, che diventerà Axorus, che è forte. Comunque per un Pokémon di tipo drago, perché io amo i Pokémon di tipo drago, quindi non posso non averne uno. Un altro Trubbish. Acquagetto, dai. Dicevo o Axorus o Deino che diventa Hydreigon. Non lo so, ci devo pensare. Comunque uno dei due sicuramente. E penso che sarà proprio Scolipet a lasciarci. Tocca a te. Madonna, quanti sono! Oddio! 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 Watchog! No, ho lasciato davanti Scolipet. Vabbè. Proviamoci. Basta che non mi addormenti. Bravo! Insettone, bravissimo! Io devo ancora vedere comunque un insetto rosa, però tutto può capitare, voglio dire. Coleo morso. Ciao Sandile, ci si becca. Ok. Proseguiamo. Oddio. Panico! Oh, prendiamo questo strument, pietra tuono, olla. Questa servirà per far evolvere la prima evoluzione di Tinamo in Electros. Electros, sì, comunque lo stadio finale. Perché allora c'è Tinamo, poi c'è la seconda fase che non mi ricordo come si chiama, e poi c'è Electros. Che è forte veramente quello, mamma mia. Questo usa unghia aguzza. Ma io con un altro veleno shock lo mando KO. Bye bye. Veleno shock ha più effetto se il Pokémon è avvelenato, se il Pokémon nemico è avvelenato, ma boh. Sono cosa che, cioè, una mossa è forte. Cioè, voglio dire, è forte anche senza che l'altro sia avvelenato. Dopo un po' ce la faccio a dire le frasi, eh. Mi ha troppo rincoglionito, troppo. Ho un sonno. Coleo morso. Stiamo svegli, stiamo svegli! Watchog. Sempre coleo morso. Oh, bravo, finalmente. Scolipede da livello 38. Non impara niente, vabbè. Adesso piazzo davanti. Tinamo, perché no?
E proviamo a vedere cosa c'è qua su. Proviamo a vedere cosa c'è qua giù. Ok, da che parte vado? Boh. Adesso provo prima ad andare per il basso e poi vediamo. Ah, da qua mi sa che si esce però. Penso, boh, non lo so. Drillbur. Aia, e io cosa faccio con Tynamo? Con Tynamo? Con Tonamo? Non gli fa niente, mi sa. Aia, aia, aia. Infatti, non ha effetto. Allora. Emboar, perché no? Attenzione, attenzione! Bam! Frana, aia. Mi hai fatto troppo. Marchia fuoco, ciao. Boom. Zebstrika. Excadrill. E facciamo terremoto. Lui usa inseguimento. Molto veloce Zebstrika. Però, cioè, è anche forte. Io l'avevo preso quando avevo iniziato la prima volta questo gioco. Però, boh, stavolta ho voluto non prenderlo. Ma dove sto andando io? Oh! Lumin polvere. Non chiedetemi cosa sia. Io voglio provare un secondo a tornare su perché da qui mi sa che si va avanti e qui su invece no. Quindi sarà uno strumento qualcosa. Ah no, 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 è qui che si va avanti. Quindi finiamo di esplorare la grotta prima, perché sennò. Oddio, non ho più repellenti. Ne ho solo uno. Panico! Panico! Oddio, come farò? È un disastro, eh. Senza repellenti io sono fritto. Non mi va di affrontarla quella lì. Quindi prendiamo questo strumento, un'iperpozione. Qui c'è qualcosa? Ah, direi di sì. Una caramella rara! Yes! Poi, dai, fatti evitare. Bravo. Ok. Quindi qui abbiamo finito. Adesso andiamo dalla parte di N. Aia. Disastro, è finito il repellente, però questo lo voglio battere. Orsù! Let's do it! Clink! Bam! Allora, facciamo sempre scintille. Super colpo! Ai ai ai! Non dovrebbe. Ma non lo ammazzo. Anche se. Non lo ammazzo. Ci vorrebbe un altro colpo. Lega tutto, non mi ammazza. Bravo! Bravo, bravissimo. Azione e dovrebbe andare KO. Perfetto! Bravo, Tinamo. Proseguiamo di qui. C'è qualcosa? Allora, quello lì lo devo battere con Carracost. Perché si vede dalla faccia che è uno con Pokémon di tipo. Ah! No, non sei un allenatore. Sei una gran merda. Ah, ecco, vedete, da qui si ritornava poi indietro. Quindi niente, torniamo su. Su. Dai, non voglio incontrare Pokémon. Dai, per favore. Ah, che palle. È bruttissimo non avere repellenti, è una cosa oscena. Qua giù cosa c'è? Ci sei tu. Dai, ti batto. Quasi 15 minuti che registro. Wish me Scott. No, Whimsicott. No, Wish me Scott. Che cazzo dico? Whimsicott. Wish me Scott. No, non ci posso credere. Che fail! Whimsicott. 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 No, intanto questo mi sta ad ammazzare. Oh. No, 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 via Carracosta, via. Sono un coglione, sono. Emboar. Whimsicott. No, ormai l'ho imparato come Wish Me Scott, è un disastro.
Sei un genio a fare mega assorbimento contro uno tipo fuoco. Un genio. Ciao! Vento in coda. Ma va a cagare, va. Coglione. Ok. Tirtuga. Tirtuga! Allora, chissà se. Chissà se, se ha effetto. Adesso ci provo, ma non penso. Ha effetto! Anche se è acquaroccia! Ma va là, come mai? Non mi puoi ammazzare! Non mi puoi ammazzare! Ma dimmi te. Sberle tese. Ciao. Beh. Alleluia, si è cavato dei coglioni. Calamita! Non chiedetemi a cosa serva. Uffa. Joltik. No, Caracosta. Cosa? Non sono riuscito a scappare! Ma stiamo scherzando! Dio! Vai, Embor, vai davanti. Bravo. Andiamo su. Dai! Che palle! Adesso prendo 5.000 repellenti. Uff. N, finalmente. Al fondersi e confondersi di valori diversi, il mondo si va tingendo di tinte fosche. Tingendo di tinte! Wow, viva gli autori! Non posso permetterlo. La separazione tra Pokémon e uomini sarà netta, come tra bianco e nero. Solo in questo modo i Pokémon potranno diventare esseri completi. Sì, ce l'ho un sogno. Ah! Ok, no, perché ho i Pokémon messi bene. Sono pronti a sfidarti, certo, no, ma non ti preoccupare. Questo ogni volta che lo incontro a Pokémon diversi, non lo so, comunque va bene. Allora, sberle tese. Spero di riuscire a vincere perché veramente sono messi malissimi i Pokémon. 4? 5! Che botta di culo! Incredibile! Cioè, non ho parole, veramente. Mi faccio schifo da solo. Jolteon contro Jolteon. Excadrill. No, ce la faccio molto tranquillamente, dai. A meno che non tiri fuori un Pokémon assurdo, ma boh. Terremoto. Ciao. Ciao. No, com'è che dicevo prima? Ciao. No, non ce la farò mai più. Ferrosid. Ma vabbè, no. Carracosta. Carracosta di peso. Yes. Acquagetto. Se lo ammazzi ti voglio bene. Non gli hai fatto un cazzo. Non gli hai fatto un cazzo. Si chiama Ferrosid. Ferro, sarà di acciaio, no? No? Boh. Forza Emboar. Di qualunque cosa sia adesso muore perché. Ah no, forse perché è erba acciaio. Sarà per quello, sicuramente. Infatti. Vabbè. Clink, continua a lottare. Sempre marchia fuoco. Cosa peserà? 2 grammi, Clink. Infatti. Ok, e siamo riusciti a sconfiggere N. Prendiamo un bel po' di soldi. Con il cuore pesante mi sono calato nei panni dell'allenatore per sfidarti, eh? No, infatti non sei degno dell'amicizia di un Pokémon leggendario, non so perché ti ostini. Bell. Bella! Bell! Ponentopoli è vicina! Fuck yeah! L'udito di Bell è sorprendente. Adesso, Superman. Chi è l'allenatore qui con te? Sei Aralia, giusto? Classifichi Pokémon secondo. Oh, che scesa! Ciao. Non vedo l'ora di uscire da sta grotta, non ce la faccio più. Ok, ciao, una è andata. Dai che vai via anche tu. Brava! Oh, finalmente! No! Basta! Basta! Ah, non li sopporto più, sti Pokémon! Sono brutti! C'era solo Tinamo di accettare. No! No! No, dai! Aiuto! Aiutatemi! È quasi 20 minuti! Basta! Basta! Esci! Ah! Oh, finalmente!
Siamo arrivati a Ponentopoli. Andiamo a curare i Pokémon. E poi questa parte finalmente finirà, perché non ce la faccio più. Ho la gola secca, aiuto! Bene, oh, abbiamo finito. Votate, commentate, iscrivetevi e belli rega!